vivere alternativo di Thomas Merton. Troppo spesso la vita monastica è posta in contrasto con altri generi di vita sulla base di ciò che monaco non fa. Questo confronto è falso e sviante. Non è esatto dire che, poiché monaco non è chiamato a insegnare nella scuola, a prendersi cura degli ammalati, allora non è chiamato a svolgere opere di misericordia e di carità. Al contrario, proprio il fatto che egli non si è legato a alcuna specifica iniziativa, ad alcun progetto particolare, indica che il monaco è chiamato a tutte le opere di carità assieme, in un senso più pieno e preeminente. Invece di legarsi a un'attività particolare e limitata, il monaco si mantiene libero per ogni forma di carità, per la vita evangelica piena e completa. Questo non vuol dire naturalmente che monaco debba vivere insieme tutti i consigli di carità. Sarebbe impossibile, dal momento che molti si escludono a vicenda, come la povertà e il fare l'elemosina. Ma il monaco diviene membro di un piccolo corpo mistico, la comunità monastica che in un modo o nell'altro realizza tutti i consigli. Infatti, anche se il monaco non possiede nulla singolarmente, i frutti del suo lavoro danno al monastero la possibilità di fare beneficenza e dar da mangiare ai poveri. Anche se il singolo monaco non può praticare l'ospitalità, lo fa il monastero. Il monastero fa partecipe dei frutti del suo lavoro il povero. E anche se i membri di una comunità possono non predicare, la comunità stessa lo fa in molti modi, soprattutto con l'esempio e con l'eloquenza del proprio culto. La grande opera del monaco è essere monaco, ma per essere tale deve condurre con i suoi fratelli una vita nella carità perfetta, condividendo in ogni momento del giorno gioie e difficoltà, dolori e consolazioni, lavoro e preghiera. Il monaco è chiamato a vivere in Dio, a far risuonare le profondità più intime della sua figliolanza divina, a essere in ogni cosa membro vivo di una comunità che, con la sua pace e unità, rappresenta in modo pieno Cristo. Se restringe i suoi orizzonti e fissa lo sguardo su una particolare funzione che svolge e fa di essa il fine ultimo per cui è entrato in monastero, sarà allora impedito e ostacolato nel portare a termine il suo vero lavoro, che è essere ciò che è chiamato, un uomo di Dio. Invece di essere monaco, semplicemente di pregare Dio con tutto il cuore, inconsciamente vedrà l'ufficio divino come una performance. È un errore. Si finirà inevitabilmente in un'agitazione più o meno mondana e in una preoccupazione disordinata per i risultati e persino per il plauso degli uomini. Certo, il monaco amerà l'ufficio divino più di ogni altra cosa, fatte eccezioni per l'Eucaristia, ma questo non vuole ancora dire che vive per l'ufficio. No, l'ufficio è solo una parte di una vita d'amore, interamente vissuta per amore, che è come dire vissuta per Dio. L'ufficio è per il monaco, non il monaco per l'ufficio. Egli non è affatto entrato in monastero per la sola preghiera corale, ma prega a Dio in modo sempre più libero e pieno proprio perché è in monastero ed è colmo di indicibile gratitudine verso la misericordia di Dio che ve lo ha condotto. Se il monaco tiene gli occhi fissi su Dio, la sua adorazione sarà sempre più pura e anche più edificante. La cosiddetta vita contemplativa non è sempre ben compresa neppure da chi la vive. Tanto per cominciare, è fuorviante chiamare contemplativa senza ulteriori precisioni la vita monastica. Certo, dal punto di vista giuridico, l'uso di un tale termine è corretto. La legislazione della Chiesa distingue tra ordini claustrali che non hanno ministeri esterni o parrocchiali, e quelli cui membri si impegnano ufficialmente nella vita attiva o apostolica.
ma il semplice fatto di vivere all'interno di una clausura monastica non fa di un uomo un contemplativo. Mai troviamo il termine contemplazione nella regola di Benedetto e, come vedremo, questo si può facilmente spiegare. Benedetto stava legiferando per quella che ai suoi tempi era chiamata vita attiva. I padri della Chiesa usavano il termine vita attiva, pius practicus, per indicare la vita di purificazione ascetica e la pratica della virtù che porta alla pacificazione delle passioni e le pone sotto il dominio dello spirito. Infatti, tutto lo scopo della vita attiva, in questo senso, è precisamente quello di liberare un uomo dall'attaccamento alle cose del mondo, di sottrarlo alla confusione di una vita soggetta al peccato e porlo in uno stato di pace e purezza interiore che disponga la sua anima alla contemplazione. È ovvio che San Benedetto legifera per principianti facendo uso di termini della vita attiva o vita ascetica. Ha anche presente la contemplazione che ne seguirà. Il punto chiave è che per Benedetto, nella vita monastica, sono necessarie sia l'azione che la contemplazione. Vanno insieme, come dice Bernardo. Marta e Maria sono sorelle e devono vivere insieme, in pace, nella stessa casa. Da questo dovrebbe risultare chiaro che uno non entra in un monastero di vita contemplativa senza abbracciare una buona dose di attività lavorative. Il postulante che aspetta che gli venga dato una cella e un libro e di essere lasciato solo a contemplare tutto il giorno avrà ben presto un brusco risveglio. Troverà la vita estremamente attiva. Invero, è una ricorrente preoccupazione dei superiori e dei legislatori vigilare che la vita non divenga talvolta troppa piena di attività e che il singolo monaco, guidato da uno zelo malaccorto, non arrivi a tralasciare il tempo previsto per la lettura, la meditazione e la pacificante immersione in Dio. Va evitato nel contempo un altro errore: pensare che la vita monastica di penitenza sia una vita fatta di innumerevoli pratiche penitenziali. Ancora una volta l'enfasi sarebbe sul fare piuttosto che sull'essere. Il monaco è, senza dubbio, essenzialmente un penitente, e non si può essere tali senza fare penitenza. Ma si può perdere lo spirito monastico se si materializza la propria conversione interiore al punto da complicare ogni cosa con pratiche penitenziali. La vera penitenza del monaco sta principalmente e soprattutto nella conversione dei costumi, nello sforzo costante e incessante di trasformarsi, per grazia di Dio, da individualista rozzo ed egoista a membro caritatevole e amante di Cristo. È un'impresa che non può aver successo se il monaco ignora i grandi mezzi monastici, che sono l'obbedienza e l'umiltà, la carità e la semplicità, in una parola, la rinuncia ai propri progetti e interessi a vantaggio degli altri. Dice Benedetto: nessuno cerchi il proprio interesse ma quello dell'altro. La penitenza benedettina è cosa seria e senza compromessi, ma presuppone sempre lo spirito proprio di Benedetto, di moderazione, semplicità e discrezione. Il monaco eviterà ogni esagerazione che distoglie lo sguardo dal suo vero compito nel monastero: abbandonarsi a Cristo attraverso l'obbedienza, l'umiltà e la carità. Benedetto definisce concretamente il monaco come uno che cerca Dio. Anche questo va capito in modo corretto. Tutti noi abbiamo la tendenza a essere pagani nel cuore. Questo ci impedisce di cogliere il significato vero della nostra fede cristiana.
esiste una profonda differenza tra il cercare Dio da cristiani e il cercarlo da inconsapevoli pagani. Il pagano non ha Cristo, non ha lo Spirito Santo, forse neanche un Dio personale. Deve lottare con la pura forza della propria volontà e fermezza per unirsi all'essere supremo, l'assoluto, confidando sull'intensità delle proprie pratiche religiose. La sua è un'impresa di incredibile difficoltà, e questo spiega perché le religioni pagane sono tutte attraversate da compromessi e forme di disperazione. Pochi sono davvero in grado di sostenere la tremenda impresa di diventare, per esempio, uno yogi. Per di più, con tutto l'acume e l'eroismo delle tecniche più pure della religione naturale, che cosa incontra l'uomo alla fine? Non Dio, solo se stesso. Il suo io purificato, se vuoi, ma è ancora soltanto se stesso. Tutto ciò è molto diverso da quello che ci dice Paolo. Non dire nel tuo cuore chi salirà al cielo. Questo significa far discendere Cristo. Oppure chi discenderà nell'abisso. Questo significa far risalire Cristo dai morti. Che dice dunque la Scrittura? Vicino a te è la parola, sulla tua bocca e nel tuo cuore, cioè la parola della fede che noi predichiamo. Romani 10:6-8. Cristo è realmente disceso dal cielo, assumendo la nostra carne, riunendo in se stesso il genere umano, illuminando ogni uomo con la sua luce, inviandoci il suo Spirito per metterci in comunione con il Padre. Dal momento che noi non saremo mai giunti a Dio, è venuto Lui a noi. Dal momento che non avremo mai potuto accedere a Lui, Lui stesso si è consegnato a noi. Dal momento che non avremo mai potuto con le nostre forze farci un'idea esatta della sua vera natura, Lui stesso si è rivelato a noi e ci ha mostrato come poterlo comprendere, non con la ragione ma con l'amore. Questi sono segreti che Dio solo poteva rivelarci, e lo ha fatto donandoci se stesso. Ne consegue che il monaco cristiano non entra in monastero per acquisire qualcosa di nuovo e di esoterico che nessun altro può tenere o gustare. Non viene per eccellere su ogni essere inferiore con la sua occulta conoscenza e la sua misteriosa perfezione interiore. Tutto ciò sarebbe solo una specie di autoesaltazione che, come mette in luce Benedetto, lo condurrebbe lontano da Dio. Lo porterebbe alla rovina, negli abissi del suo orgoglio. Il monaco non è che un cristiano normale che vive in monastero, la normale vita cristiana, ma la vive in tutta la sua perfezione, la vive in pienezza, mette da parte ogni cosa, dimentica ogni altro interesse per essere un cristiano. Essere cristiano significa possedere Dio e ogni altra cosa in Cristo. Pertanto il monaco non giunge in monastero per ottenere qualcosa che il cristiano comune non può avere. Al contrario, vi arriva per discernere e riconoscere il valore di tutto ciò che ogni buon cristiano già ha. Viene per vivere la sua vita cristiana e apprezzare così in pienezza la propria eredità di figlio di Dio. Viene per rendersi conto e capire che possiede già tutto. E questo è il vero segreto della vita monastica. Ecco cosa significa essere monaco. Concretamente vuol dire conoscere Cristo che vive in noi, conoscere il Padre nel Figlio attraverso lo Spirito Santo. Conoscere che le tre persone divine abitano in noi tutti, gustare l'indicibile meraviglia di quel mutuo abbandono in cui Dio si dona pienamente a noi, per far sì che noi ci abbandoniamo a Lui. La vera vita contemplativa è allora semplicemente una profonda penetrazione e comprensione della vita cristiana ordinaria che, malgrado noi la chiamiamo ordinaria,
è il più mirabile dei miracoli. Dio vivente in noi.